A Sapri, splendida località balneare in provincia di Salerno, famosa per lo sbarco dell'eroe risorgimentale Carlo Pisacane, i 50 anni delle Radio Libere, 1973-2023. Nell'area spettacoli di Radio Sapri si è parlato di quella fantastica stagione di libertà, di espressione e di impresa e dei suoi pirati pionieri, cominciando da Nino Postiglione. Ma questa sera festeggiamo i 50 anni delle Radio Libere, delle radio in FM. Grazie al potentino Nino Postiglione, volato in cielo nel 2013, questa sera c'è il figlio Giuseppe, al quale consegneremo una splendida pergamena, e grazie a lui siamo arrivati a 50 anni, perché lui fondò nel 1973 Radiodiffusione, che poi diventò la mitica Radio Potenza Centrale, una potenza di radio molto seguita in molte regioni del sud e la più seguita, la più ascoltata nella Basilicata del grande Nino. A ricevere il prestigioso riconoscimento che l'AREA, Radio Televisioni Europee Associate, per mano del consigliere nazionale, il giornalista Tonino Luppino, ha consegnato al figlio di Nino Postiglione, Giuseppe, editore di Cronache Lucane e Cronache TV, oltre che di Radio Potenza Centrale. Colgo l'occasione per ringraziare Sapri, l'amministrazione comunale con il sindaco Gentile, l'AREA presieduta da Antonio Diomede e dal consigliere nazionale Antonio Luppino. Su Nino Postiglione abbiamo detto tante cose ed è anche inutile e superfluo farlo. La cosa che mi emoziona particolarmente in questi giorni è vedere che quel sentimento di libertà e quel sentimento di amore per le radio libere è un sentimento che ha trasferito e con forza, soprattutto in questo splendido litorale, perché solo qualche giorno fa ci siamo trovati a Maratea a festeggiare il compleanno di Maratea Web Radio, che io ritengo fieramente poter dire che è una sorella minore di Radio Potenza Centrale. Grazie. O quantomeno è nato da quel matrimonio. Certo. Questa sera siamo a Sapri a festeggiare invece i 50 anni delle radio libere. Ed è una cosa molto importante questo che fa l'AREA, perché grazie alla loro indagine riconoscitiva noi siamo arrivati a scoprire che oggi sono 50 anni, diversamente, diciamo, convenzionalmente sarebbero 47, perché un po' tutti quanti fanno maturare la nascita delle radio libere con la sentenza della Corte Costituzionale del 1976 che ha effettivamente e legalmente liberalizzato l'etere, ma prima c'erano dei pionieri e parrebbe, secondo queste indagini, che il primo pioniere delle radio libere fu proprio Nino Postiglione, che si metteva con la sua automobile e andava a trasmettere ora da un pezzo di montagna, ora da un altro, raccogliendo le richieste dei vari cittadini che poi andava a diffondere, e poi scappandosene dopo qualche tempo, prima che arrivasse l'Escopos, quella che noi oggi chiamiamo Polizia Postale delle Comunicazioni, perché all'epoca era vietato. Quindi 50 anni fa, sembra un secolo o sembra ieri, la libertà di informazione attraverso la radio era vietato ai comuni. Certo, cittadini. Certo. Ed è un grande traguardo che noi oggi diamo per scontato, ma se ci sono le televisioni libere, le radio libere, ma anche oggi le web radio libere, chiaro, internet, Facebook, tutti i social network, lo si deve a questi pionieri che 50 anni fa, quando ciò era vietato, hanno dato in qualche caso anche la vita per questa battaglia, ed è questo che noi ricordiamo questa sera. Assolutamente. E adesso torniamo ai giorni nostri. Ecco, Nino Postiglione ha aperto le radio, ha aperto televisioni. Oggi tu, insieme alla tua famiglia e alla famiglia allargata, ecco, di Radio Potenza Centrale, delle Cronache Lucane, Cronache TV, portate avanti dei progetti straordinari. E allora parliamo anche di questo. Ma brevemente sì, ne parlavamo anche l'altra sera a Trecchine in occasione della festa di Maratea Web Radio. È importante investire anche nei nuovi media, perché come c'erano dei pionieri 50 anni fa che ritenevano in questo mezzo rivoluzionario che era la radio di investire anche, diciamo, contro quelle che erano le leggi dell'epoca, oggi chi vuole essere davvero pioniere deve investire sui nuovi mezzi, quindi internet, le web radio, le web TV. E noi, quello sul quale noi stiamo particolarmente investendo da un punto di vista televisivo, è sulla televisione interattiva. Infatti Cronache TV
è visibile in tutta Italia sul canale 68, che è un canale interattivo che fa parte di un bouquet chiamato Boom Channel, all'interno del quale, schiacciando un tasto, tu puoi vedere col blu l'informazione di cronache, col verde i servizi sulla salute di World TV e così via di questo passo. Quindi continuare ad investire con uno sguardo al futuro, senza dimenticare quello che è stata la storia, come festeggiamo questa sera, perché un popolo che dimentica il proprio passato è un popolo che è condannato a commettere gli stessi errori. Encomio anche alla dottoressa Estefania Copete Velez, che si è laureata in scienze politiche e della comunicazione a Salerno, discutendo una tesi sulle radio libere. Il sindaco di Sapri, dottor Antonio Gentile, con l'assessore alla cultura, avvocato Amalia Morano, ha sottolineato l'importanza di quella stagione di libertà che continua con l'informazione libera. Sentimento molto bello, perché questa sera parliamo innanzitutto di Radio Libere, Radio Libere per l'Italia, per il sistema nostro democratico hanno rappresentato tanto, dal pioniere Nino Postiglione al nostro Lupino, che da sempre spinge le amministrazioni a ricordare un evento importantissimo all'interno della crescita democratica dell'Italia. Le Radio Libere hanno rappresentato tutto per i movimentismi e anche nelle vicende internazionali. La radio, con la sua capacità di penetrare dappertutto senza grossi strumenti, per dare una vera informazione fatta senza filtri e in ogni momento. Quindi parlare di radio è sicuramente un'emozione, prima che apprezzare il mezzo di comunicazione ideato dal nostro Marconi oramai decenni e decenni fa, inizio secolo, eravamo del passato secolo sull'invenzione della radio, ma che è un mezzo ancora attuale, attualissimo, che riesce ad informare ed intrattenere le persone. Il dottor Nicola Giampaolo, postulatore accreditato presso la Santa Sede, prorettore dell'ISFOA, libera e privata università svizzera di diritto internazionale, e componente della commissione unificata Stato-Regioni in rappresentanza dell'ANCI, ha conferito alla memoria di Nino Postiglione un attestato di merito consegnato a Bonaventura Postiglione Junior, visibilmente emozionato. Come prorettore dell'università della libera e privata università del Canton Ticino in Svizzera, il Senato accademico della Facoltà di Scienze della Comunicazione conferisce a Bonaventura Postiglione, detto Nino, primo pioniere in Italia delle radio libere 1973-2023, l'attestato di merito alla memoria, con tutti i diritti e gli onori riservati dall'università. Che bello! Che bella, è bellissima questa immagine di ritiro di un nipote, no? Premio alla carriera poi per il saprese Franco Guzzo, attore cabarettista. Io voglio ringraziare la Rea, voglio ringraziare il presidente Diomede, il consigliere nazionale Tonino Lupino, Postiglione, che è stato uno dei pionieri della radio, quindi sono veramente, ripeto, onorato di ricevere questo premio alla carriera, anche perché me lo danno prima che sono morto, quindi è una cosa buona. La serata si è conclusa con il concerto del gruppo strumentale vocale cubano Los Reales de Cuba.